Fratelli d'Italia punta un sindaco donna, Roberta Tintari, per continuare nella guida amministrativa della città di Terracina. È quanto ribadito nel corso dell'apertura ufficiale della campagna elettorale del comune più importante del Lazio, che andrà al voto il 20 e 21 settembre, alla presenza dei massimi rappresentanti locali del partito, di molti candidati, ma anche di simpatizzanti e cittadini. Roberta Tintari con Fratelli d'Italia ha un percorso, una campagna elettorale lunga ma entusiasmante, piena anche di tanti buoni propositi, ma anche di tante idee per questa città. Sicuramente, ecco, è bellissimo fare attraversare questa avventura insieme a Fratelli d'Italia, che come ripeto è un po' lo zoccolo duro della coalizione. Sono onorata della presenza sempre di Fratelli d'Italia, dei leader di Fratelli d'Italia che vengono a Terracina puntualmente per darmi forza e coraggio nell'affrontare questa campagna elettorale. Appuntamenti ce ne sono tanti per Terracina, appuntamenti di programma elettorale dove incontreremo per ciascun programma tutte le attività inerenti inserite al tema. E poi c'è questo incontro anche con un leader nazionale, Giorgia Meloni, viene qui a Terracina. Da donna a donna, che emozione c'è nell'ospitare Giorgia Meloni? C'è una grande attesa, una grande emozione. Già ho avuto modo di conoscerla, di incontrarla a Roma, questo grande leader Giorgia Meloni. Tra donne si capisce, ci si intuisce semplicemente guardandoci negli occhi e ovviamente, come ogni donna, sappiamo, insomma, stare in campo e cacciare le unghie quando è necessario, ma nello stesso tempo dare anche qualche carezza e una gentilezza in più, insomma. Fratelli d'Italia si presenta a questo appuntamento elettorale importante con programmi di livello, di spessore per la città, nel segno della continuità di un lavoro già svolto negli ultimi 8 anni. Beh, chiaramente io sono un po' parte in causa e quindi ho un conflitto di interessi evidente sia per l'impegno che ho avuto in questa città per tanti anni da sindaco, sia per l'amore che ho chiaramente per la città in cui sono nato e cresciuto. E quindi naturalmente spero che questo cammino di sviluppo, di crescita intrapreso dalla città possa continuare e andare sempre più avanti. Spero, sono convinto, che Roberta Tintari saprà fare molto meglio del sottoscritto. Senatore Nicola Calandrini, Fratelli d'Italia si presenta a questo appuntamento importante di Terracina con una coalizione di quattro, insieme ad altre 3 liste, appoggiando una candidata donna, un sindaco come Roberta Tintari che ha già ben operato in questa città. Ecco, con quali stimoli e con quali programmi soprattutto? Ma guardi, gli stimoli ce ne sono tanti perché noi veniamo da 8 anni di amministrazione di guida centrodestra, di guida di un uomo chiamato Nicola Procaccini che ha dato una speranza e ha dato uno sviluppo importante alla città di Terracina. Quindi noi puntiamo a dare continuità ad un progetto eccellente che viene visto, non dico a Terracina, ma nel Lazio, forse in tutta Italia, come un modello vincente di una destra che governa avendo un'idea di città di futuro. E quindi noi puntiamo attraverso Roberta, attraverso questa coalizione civica di centrodestra insieme a Fratelli d'Italia, che è la colonna portante di questa coalizione, a dare continuità a questo progetto di sviluppo che viene guardato con interesse oltre i confini provinciali di questa città. E quindi noi siamo qui per sostenere Roberta e tutta la sua maggioranza che la sostiene.